Ricordate quel famoso gioco che si faceva da ragazzi? L'aquila vola, la colomba vola, l'aereo vola, l'auto vola. Eh no, l'auto non vola. Oppure sì. Beh, con le nuove tecnologie non si è più sicuri di niente, perché effettivamente qualcuno sta progettando un'automobile volante, senza ali, senza pale di elicottero, senza razzi. A vederla sembra una specie di automobile, un'automobilina che nasconde però un motore segreto. Sarà un'automobile che potrà volare tra gli edifici e i grattacieli e scendere in qualunque spazio limitato ed essere usata per gli impieghi, lo vedremo più diversi. È stata progettata da un'industria israeliana e Lorenzo Pinna è andato a scoprire questo nuovo e sorprendente tipo di veicolo. Vediamo. Blade Runner, uno dei film di fantascienza più famosi. Nella città del futuro, Los Angeles del 2019, le auto che invece di viaggiare sulle strade attaccate al suolo volano fra grattacieli e altre strutture avveniristiche. Probabilmente uno scenario che non si realizzerà mai. Intanto però c'è chi sta progettando velivoli di nuova concezione adatti proprio all'ambiente urbano, cioè in grado di volare fra gli edifici come nemmeno un elicottero può fare. Superquark è andato a indagare. Siamo nella zona industriale di Tel Aviv, Israele, e qui una piccola impresa di alta tecnologia sta appunto sviluppando questo nuovo velivolo. Non per niente l'impresa si chiama Urban Aeronautics. Per il momento l'aereo urbano è ancora un progetto. Questo primo prototipo si è alzato una volta sola e di poche decine di centimetri, ma ha dimostrato che l'idea può funzionare. I voli che abbiamo ripreso sono quelli di un modellino telecomandato che riproduce fedelmente le caratteristiche del futuro aereo urbano. Eccolo mentre decolla e compie le sue evoluzioni. Apparentemente è diverso da qualsiasi altra macchina volante. Non si vedono né ali né eliche. Riprendendolo dal basso, scopriamo il segreto. Due eliche all'interno della fusoliera sostengono in aria il velivolo. In realtà quest'idea delle eliche orizzontali ingabbiate nella fusoliera era già stata proposta mezzo secolo fa, come ci mostrano queste riprese d'archivio degli anni 60. L'esercito americano aveva costruito numerosi prototipi che però non si erano rivelati molto maneggevoli e la brillante idea era stata abbandonata. Perché oggi è stata nuovamente ripresa? Una sola parola, i computer. La possibilità di sfruttare le straordinarie capacità delle tecnologie informatiche per manovrare in tempo reale una macchina volante che il pilota da solo non riuscirebbe a controllare. Uno dei punti chiave dell'intero progetto sono queste griglie di lame orientabili che riescono a deviare, sia in entrata che in uscita, il flusso dell'aria. Grazie a queste griglie, l'aereo urbano può eseguire manovre impossibili per altri velivoli. Ecco una dimostrazione con il modellino. Lo spostamento laterale senza inclinare il velivolo. Come vedremo, questa manovra può rivelarsi molto utile mentre si vola fra gli edifici. Rimane un interrogativo. Anche gli elicotteri possono volare a bassa quota in mezzo a una città. Quali sono allora i vantaggi dell'aereo urbano? Il più grande vantaggio di questa tecnologia nei confronti degli elicotteri è che il rotore è all'interno della fusoliera. La prima causa di incidenti e di vittime con gli elicotteri sono proprio le pale del rotore, sia quello grande che quello più piccolo sulla coda. Chiudendo il rotore nella fusoliera e mantenendo la stessa capacità di volare, abbiamo migliorato di gran lunga la sicurezza del volo in ambiente urbano. Nei laboratori della Urban Aeronautics fervono lavori per mettere a punto il primo prototipo, che come è possibile vedere non è molto più grande di una normale auto. I prototipi saranno due. Il primo volerà senza pilota, in modo automatico, manovrato da questa console mobile con la quale sarà possibile seguire tutti i parametri del volo. Il modellino ci mostra un possibile utilizzo, come ambulanza per trasportare feriti. Un secondo prototipo, più grande, avrà invece il pilota.
Un altro modellino ci dà anche in questo caso un'idea di come apparirà l'aereo urbano una volta costruito. In attesa dei primi voli di collaudo, che dovrebbero avvenire fra poche settimane, è stato messo a punto anche un simulatore di volo per allenarsi al volo fra gli edifici. Come ci mostra questo ingegnere, aggirarsi fra campanili, grattacieli e altri ostacoli non è una cosa semplice. Ma l'aereo urbano, senza i rotori dell'elicottero, se la cava molto meglio. In attesa di vederlo volare, questa animazione ci fa capire quali potrebbero essere le missioni del nuovo velivolo. Una eliambulanza che si può posare a pochi metri dall'incidente, senza bisogno di piazzole di atterraggio o spazi aperti. Ovviamente, arrivando in volo, si possono superare tutti gli ingorghi che bloccano le normali ambulanze. In caso di incendi di edifici molto alti, l'aereo urbano può accostarsi alle finestre con uno spostamento laterale e senza inclinarsi e prendere a bordo eventuali superstiti. Manovra impossibile per un elicottero a causa dei rotori. In questa animazione si immagina anche l'inseguimento di un'auto fuggita all'alt della polizia. L'aereo urbano può tagliare la strada al fuggitivo, bloccandolo. Ma è possibile ipotizzare anche altri impieghi, come aereo taxi più maneggevole e meno ingombrante dell'elicottero. E infine, esattamente come gli elicotteri, l'aereo urbano potrà avere anche impieghi militari, sia per evacuare i feriti dal teatro delle operazioni, sia per portare i rifornimenti. In un prossimo futuro vedremo sfrecciare questi aerei urbani a mezz'aria nelle vie cittadine, come nei film di fantascienza? È presto per dirlo. Se i prototipi della Urban Aeronautics supereranno tutte le prove, ci vorranno almeno altri 5 anni prima che un aereo urbano di serie possa entrare in servizio.